torniamo sulla tragedia di ieri a San Pio delle Camere. Tragedia per la ricostruzione post-terremoto. Nel pomeriggio di ieri, due operai stranieri, un cittadino rumeno e un macedone, sono morti per il crollo di un muro di un fabbricato nel centro storico del paese, dove stavano per cominciare le operazioni di demolizione di un aggregato seriamente danneggiato dal sisma del 6 aprile 2009. A perdere la vita Cristian Susano, rumeno di 42 anni, residente a Roio, frazione dell'Aquila, e Zedet Uzeri, macedone 61enne, residente a Castelnuovo, frazione di San Pio delle Camere. Altri tre operai sono riusciti miracolosamente a mettersi in salvo. I cinque erano alle dipendenze della ditta edile Abita, con sede all'Aquila, il cui proprietario è originario di San Pio delle Camere. Sulla tragedia, peraltro la prima dopo 12 anni di ricostruzione post-terremoto, sta indagando la Procura della Repubblica dell'Aquila, che dovrà ricostruire la complessa vicenda. I due sfortunati operai edili sono rimasti sepolti sotto le macerie. Inizialmente i soccorritori hanno sperato di poterli salvare, visto che chiedevano aiuto, ma poi operatori del 118, arrivati anche con un elisoccorso, carabinieri e vigili del fuoco, si sono dovuti arrendere. Secondo quanto si è appreso, accedere sarebbe stato un elemento portante del fabbricato, che è stato probabilmente toccato in qualche modo nel corso delle operazioni di preparazione della demolizione, che non prevedeva l'utilizzo di gru. La morte dei due edili ha naturalmente provocato cordoglio e commozione in tutto il territorio provinciale.